misurare il successo delle realtà museali non si deve limitare a quello dei numeri e quindi al numero dei visitatori, perché altrimenti ci trasformiamo in un numerificio e soprattutto un museo pubblico non ha sicuramente questo come missione principale. È proprio la cultura che trasmette ai propri cittadini. Io ritengo che il fatturato più importante un museo possa fare è proprio questo, cioè la cultura che trasmette ai cittadini come civis, a partire soprattutto dai giovani, come appunto ci insegna anche la Convenzione di Faro, che vede nella comunità una comunità di eredità, quindi anche trasmettere dei valori appunto alla classe dirigente del futuro. Sicuramente il museo che dirigo, il Museo di Taranto, è particolarmente emblematico in questo, quindi una città problematica, sicuramente una delle più complesse d'Italia, non riconosciuta come alto valore culturale, che invece ha un patrimonio sia materiale che immateriale di grande importanza e che aveva perduto proprio il proprio legame identitario. Quindi il museo è stato in questo caso un simbolo importante di recupero di identità, formatività sociale, senso della comunità e soprattutto motore di sviluppo, in primis socioculturale e poi turistico-economico, anche creando quelli che sono delle ricadute indirette importanti e quindi facendo nascere delle attività economiche legate a questo. Però siamo partiti da che cosa? Proprio dal profondo legame culturale. A maggior ragione i nostri musei, che sono appunto dei musei che narrano appunto la nostra storia, in fondo ci narrano di noi stessi, della nostra identità. Quindi la funzione principale è farci conoscere il nostro passato, per farci conoscere chi siamo oggi, il nostro presente, per costruire il nostro futuro. E quindi un elemento importantissimo di sviluppo sostenibile. Quindi proprio rappresentano l'elemento proprio della cultura come volano e come motore di sviluppo di questo paese. Thank you.